Ciao, sono Daniele Petrucci, 40 anni, ex atleta nazionale azzurro, ex atleta professionista, adesso faccio il tecnico dentro la palestra box Roma Carlo Maggi. E noi siamo qui dal 2002, perché noi da San Basilio ci siamo stati dal 92 al 2002, 10 anni. Da lì ci hanno mandato via, se lo ricordate, dopo 10 anni da mandarci via. Quando uno fa del bene, come si dice, fa del bene scordato, fa del male, non te lo scordi più. E hanno trovato questa locazione dentro a questo impianto scolastico di cui Giancarlo se ne prendeva cura tagliando l'erba, pulizie. E poi, diciamo, dopo la sua morte cerco di portare avanti questi valori, sperando di riuscirsi. Guarda, ti dico, se ci riesco al 50% ho già raggiunto il traguardo. Chi ha conosciuto Carlo era un allenatore che dovevi venire, non c'erano scusanti, dovevi combattere, se mancavi un giorno non combatti. Adesso questi, sai. Beh, quando c'è un allenatore che è sempre attaccato ti chiama, ti viene a prendere a casa, ti aiutava ad evitare, ecco, come detto prima, delle distrazioni che possono capitare in borgata. Poi certo sta anche il ragazzo a capire quello che vuole fare. Uno cerca un po' di ammortizzare le cose, però come si dice, De Carlo ce n'è uno, come De Petrucci ce n'è stato uno dentro a sta palestra, e tutti hanno un carattere diverso. Chi entra qua dentro deve essere trattato tutti nella stessa maniera, da avvocato, da dottore, da ragazzo che sta per strada. Se sei stronzo, se sei stronzo che sei, sei un avvocato, te lo dico. Porti fuori un'altra cosa. Qui vengono trattati tutti, tutti allo stesso peso. Ma Samuele, ma non dai cazzotti, sto parlando, un po' se può far casino. Diciamo che la soglia dei 40 anni per me sono tutti bambini. Anche se hanno 16-17 anni, uno cerca di non fargli fare gli sbagli che uno ha potuto fare da ragazzino. Sai, quando sono ragazzini è presto, quello è forte, quello diventa, è nel crescere. Nel crescere è come se uno è dedito a fare sacrifici e poi quando inizia più ai cazzotti, perché a menà sono buoni tutti. Devi sapere che questo sport è fatto di sacrifici e diete stressanti, non ci stanno feste, non ci stanno Natali, non ci stanno Capodanni, non c'è niente proprio però. Sono proprio loro che mi dicono, oh, domani venimo, ti diamo una mano. E questo pure ti fa piacere, no? Vengono sì, gli ho detto, va a brace. No, gioco, no. Anche i genitori quando ti chiamano, dicevo, oh, mio figlio è cambiato quando sta con te, sei l'unico che è riuscito a farsi, tra virgolette, la doccia in palestra. Pure quelle, diciamo, tra virgolette, per me sono soddisfazioni. Anche se te lo dice un amico di famiglia, capito che tu hai visto il figlio crescere, però se ci sono riuscito altri, ci sono riuscito io, quindi. Ho iniziato un po' più per curiosità. Avevano aperto una piccola palestra proprio a San Basilio, in zona dove io sono nato e cresciuto. Da lì è scoppiato un amore. Pugilato non è come il pallone. Non ti permette di vivere economicamente, diciamo, nella media. No, devi andare a lavorare. Pure quello è un altro discorso. Cioè, io mi alzavo alle 5 e andavo a correre, poi 8 ore di cantiere, 2 ore di palestra, e sempre tu, 6 giorni su 7. Poi era uno che soffriva tanto il peso, quindi pure la domenica, alzate, vai a allenarti, i sacrifici, se uno vuole lo fa. Poi sono arrivato a un punto che ero logorato proprio dentro, non mi andava proprio più da fare sacrifici per niente, e ho smesso, a 33 anni ho smesso. Questo soprannome l'ha messo un mio caro amico che purtroppo adesso non c'è più, io già ho 10 anni, e sto ragazzo mi mise questo soprannome e da lì sempre così. Ma su 40 anni, sono 30 anni che non mi sento chiamare Daniele. Stava accoppiata, no? Cioè, Bucetto, Maggi e Calì. Guarda, a soddisfazioni personali tantissimo. Perché quando vedi i palazzetti pieni con 5-6 mila, addirittura 11 mila persone, è un orgoglio personale e penso
anche per un allenatore portare un ragazzo al titolo europeo, poi dopo svariare i titoli dal titolo italiano al titolo continentale è una grande soddisfazione. Però che tanto prima o poi, io dentro di me tanto prima o poi dicevo tanto prima o poi finisce tutto. E così è stato. Te si ricordano, poi fini, smetti. Prima te si ricordavano 1000, adesso te si ricordano 10. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!